Professor Lepre, la sua idea per quanto riguarda l'euro digitale, arriva questa idea dall'Europa, dalle banche europee, dalla Banca Centrale Europea, di creare una carta per tutta l'Europa per contrastare quelli che sono i colossi. Beh, dobbiamo dire che questa certamente può essere una buona idea, vista e considerato che in effetti le maggiori carte di credito sono quelle di provenienza extraeuropea, basti pensare Visa, Mastercard e quant'altro. In effetti, oltretutto, leggiamo proprio in questo periodo che in effetti si vogliono approcciare a questo tipo di pagamento elettronico, quindi creare delle carte apposite. Anche Google, l'Apple e così via. Quindi è una buona idea, perlomeno cerchiamo di far rimanere una parte della nostra ricchezza comunque in casa europea. Ovviamente la carta si contrappone sempre alla questione privacy, perché con una carta comunque si controllano le persone, oltre a vedere quando spendono. Beh, ma io non ho detto che praticamente la carta europea debba sostituire il contante. Io ho detto che la carta europea deve sostituire in parte le carte internazionali che già esistono. La questione del contanti è tutt'altra cosa e chi ci segue sa come noi la pensiamo sul contante, che praticamente sotto certi aspetti, dal punto di vista economico, dal punto di vista del beneficio dell'economia, noi riteniamo debba essere, non dico liberalizzato al massimo, ma certamente non possiamo comunque stare ai 2000 che sono stati imposti dal 1 luglio, ai 1000 che saranno imposti dal 1 gennaio 2022. Ovviamente, come tutti sanno, in effetti per noi la limitazione del contante significa limitare la nostra economia e danneggiarla, ovviamente. Ecco, professore, ma resta il fatto che secondo gli economisti europei questa carta dovrebbe, diciamo, limitare i danni all'evasione. Era questo quello che intendevo prima, anche perché una carta sul circuito europeo limiterebbe quelle che sono le evasioni dei vari paesi, non solo dell'Italia, ovviamente. No, ma io ripeto, io la guardo sotto il punto di vista che comunque noi attraverso queste carte di credito extracontinentali, come devo dire, portano ricchezza ad altri paesi, e quindi era questo il mio pensiero, cioè mantenere una parte di questa ricchezza in Europa, farla restare da noi, essere troppo globalisti, globali non significa fare, come dire, il bene dell'economia, ovviamente dell'Europa e dei paesi appartenenti all'Europa.